16 sindaci del Nolano contro la Regione Campania sulla questione ATO, gestione, rifiuti. Affollata conferenza stampa nell'aula consiliare di Brusciano. Arte, cultura e spettacolo. Incontro letterario Guido De Ruggiero a Brusciano. Premiazione del periodico L'Ambasciatore per i 5 anni di attività. Al Teatro Comunale di Scisciano i Vagabondi presentano Le catene dell'uomo diversi. Spettacolo incentrato su Don Giuseppe Diana, assassinato dalla camorra. Scisciano, anche quest'anno arriva la manifestazione Pedala Pedala. Arte, corpo e paesaggio, mostra di arte contemporanea al Seminario Vescovile di Nola. Amiche ed amici di Scisciano Notizie, benvenuti all'edizione di maggio del nostro TG Web. Movimentata conferenza stampa ospitata nell'aula consiliare del comune di Brusciano lunedì 9 di giugno. Presente il padrone di casa, il primo cittadino Giosi Romano, congiuntamente ai 16 sindaci sottoscrittori del ricorso al TAR contro la Regione Campania, dei comuni di Camposano, Casamarciano, Castello di Cisterna, Comiziano, Cicciano, Cimitile, Marianella, Nola, Rocca Rainola, San Paolo Belsito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino e Visciano. I 16 sindaci del Nolano sul piede di guerra, dunque, contro la Regione Campania sulla questione ATO. Partito il ricorso al TAR per sbloccare le procedure che obbligano i comuni a consociarsi in ATO per la gestione dei rifiuti. Una decisione, a detta dei 16 sindaci, che penalizza i comuni virtuosi, in quanto invece degli attesi premi per la differenziata dovrebbero, al contrario, aumentare il costo a carico dei contribuenti. A prescindere dall'appartenenza politica, ha tuonato l'avvocato Giosi Romano nella conferenza stampa di lunedì 9 giugno, ci siamo uniti e siamo pronti a fare barricate per il bene del nostro territorio. All'importante conferenza stampa era presente anche Scisciano Notizie e nel contributo filmato che vi proponiamo abbiamo scelto di mandare in onda l'intera conferenza stampa dei 16 sindaci, oltre alle interviste al sindaco di Brusciano, l'avvocato Giosi Romano, al rappresentante del sindaco di Scisciano, l'assessore Giuseppe Paduano, al primo cittadino di Casamarciano, l'avvocato Andrea Manzi, ed infine l'intervista al sindaco di Camposano, il dottore Barbati. Vediamo allora il servizio. Allora, siamo alla fine della conferenza stampa dei sindaci nolani firmatari del protocollo trasversale per la difesa dei territori contro il provvedimento della Regione Campania e siamo in compagnia del sindaco di Brusciano, l'avvocato Giosi Romano. Buongiorno avvocato. Buongiorno a lei, buongiorno. Allora, un pensiero su questa vostra importante iniziativa di oggi. Ma io sono convinto che questo sia un primo esempio di come si possa amministrare congiuntamente un territorio, e cioè quello di andare tutti insieme, comune per comune, senza pensare alle singole territorialità, alla difesa dei diritti dei cittadini. Non abbiamo ritenuto di alzare la voce rispetto ad un atto che ci è stato calato dall'alto, dalla Regione Campania, e di far sentire l'esigenza di tutelare i nostri cittadini amministrati, chiedendo un concetto base, quello di rendere più servizi e meno tasse. Credo che questo debba prescindere dalle logiche di appartenenza di ciascuno di noi ad un partito politico o ad un'espressione politica di qualche tipo, e che questo esempio di oggi debba essere raccolto anche per tante altre battaglie. Vogliamo evitare carrozzoni inutili a danno dei cittadini, tutti insieme possiamo riuscirci. Sindaco, un'ultima domanda: quale sarà il primo provvedimento concreto che avete intenzione di realizzare? Il primo provvedimento, allorquando non ci dovesse essere un riscontro da parte della Regione, sarà quello di chiedere l'immediata fissazione dell'udienza camerale dinanzi al TAR e far esprimere il giudice amministrativo sulla opportunità o meno di costituzione del lato. Poi, all'esito di quello, decidere anche proteste di qualsiasi altro tipo. Grazie per la sua cortese adesione a questa intervista e in bocca al lupo. Grazie a lei, Crepi. Allora, amici di Scisciano Notizie, siamo in compagnia adesso del sindaco di Camposano, il dottore Barbati. Buongiorno dottore.
Salve, buongiorno a tutti, è un piacere poter dire qualche parola ad amici vicinori con cui comunque condividiamo i problemi di quest'area e in particolare oggi abbiamo avviato la soluzione, speriamo la soluzione, o meglio, cominciamo ad affrontare il problema delato della raccolta dello smaltimento dei rifiuti, che è un problema che attanaglia tutti quanti noi. Io l'unica cosa che volevo dire è che mi auguro di riuscire insieme agli amici ovviamente a vincere questa battaglia, ma la battaglia vera è che noi dobbiamo cercare di denapolinizzarci, cioè con Napoli abbiamo tutto in comune ma non possiamo essere la stessa cosa, perché è una grande città che ha i grandissimi problemi, noi abbiamo piccoli problemi che con la nostra capacità e l'aiuto di tutti quanti voi cittadini potremmo risolvere senza entrare nella bolgia del tanto grande, perché nel tanto grande purtroppo non riusciremo mai a risolvere i problemi. Grazie dottore, un'ultima domanda, riusciranno i comuni nolani in questa battaglia ad alzare la testa? Noi pretendiamo che la nostra testa venga messa in vista e veniamo valutati, perché il coraggio che abbiamo avuto nel luglio 2011 a firmare l'accordo di programma, noi pretendiamo che venga messo in atto, perché ci obbligarono quasi a firmare e ad andare verso l'unione degli interessi di tutti i comuni, poi ci hanno abbandonati la provincia e la regione. Noi pretendiamo che questo invece venga realizzato, che l'accordo di programma sia il punto da cui si parte per riorganizzarci in tutto il territorio. Grazie. Ringraziamo il sindaco di Camposano, il dottor Barbati. Grazie dottore. Arrivederci, grazie, buon lavoro. Allora amici di Cisciano Notizie, ancora interviste per quanto riguarda il post conferenza stampa dei comuni nolani, siamo con l'assessore all'ambiente del comune di Cisciano in rappresentanza del sindaco di Cisciano, il professor Edoardo Serpico. Allora assessore, una conferenza stampa molto importante, il significato naturalmente è davvero profondissimo, l'unione dei comuni nolani contro questo provvedimento della Regione Campania. Sì, l'unione fa la forza, ci auguriamo che con la manifestazione di oggi, la conferenza stampa è servita proprio per informare la cittadinanza che i sindaci dei nostri comuni sono attenti a difendere il proprio territorio e non ci stanno a regole calate dall'alto. Ogni comune investe sull'ambiente, investe sull'ecologia, investe sul proprio territorio. Subire passivamente una convenzione del genere che porta dei costi ulteriori vuol dire andare contro il principio di chi più inquina più paga. Oggi rischiamo di rimescolare tutte le carte e non è una cosa corretta per i nostri concittadini, per noi stessi. Quindi il ricorso al TAR che abbiamo sottoscritto i 16 comuni è figlio proprio di questa volontà, che ben venga un atto volto a migliorare il servizio, ma non un'imposizione dall'alto che rimoduli la tariffa con costi più alti anche per i comuni come il nostro ad esempio, che ha raggiunto il 58% della raccolta differenziata su aprile e si ritroverebbe a pagare di più. È una sfida, ogni comune sfida il territorio con iniziative cercando di migliorare il servizio e oggi sfidiamo l'intera area nolana, ci sfidiamo per difendere con forza, con questo provvedimento, con questo ricorso al TAR, il territorio. Ribadisco, non c'è colore politico in questa iniziativa, insomma è un'iniziativa trasversale volta solo a difendere, ribadisco, a difendere il nostro territorio, i nostri cittadini. Ringraziamo l'assessore all'ambiente del comune di Cisciano, Giuseppe Paduano, grazie assessore. Grazie a voi, buona giornata. Allora amici di Cisciano Notizie, concludiamo le nostre interviste con il sindaco di Casamarciano, il dottore Manzi. Buongiorno dottore. Buongiorno. Allora dottore, una conferenza stampa importante dei comuni nolani che finalmente vogliono rialzare la testa rispetto a questa battaglia intrapresa contro il provvedimento della Regione Campania. Si riuscirà a fare qualcosa di concreto? Ma innanzitutto io non sono d'accordo sul fatto che i sindaci dell'area nolana non hanno fatto quello che dovevano fare in passato. I sindaci dell'area nolana avevano accettato un percorso di responsabilizzazione su un problema così serio che era la questione della gestione dei rifiuti. Regione Campania e provincia di Napoli hanno disatteso gli accordi di programmi che avevamo sottoscritto nel luglio del 2011
È chiaro che noi ce la mettiamo tutto, perché il fare il sindaco, fare il capo di un'amministrazione, di una comunità, significa anche impegnarsi per risolvere i problemi, però quando non li puoi risolvere da sole devi necessariamente interloquire con i quadri istituzionali superiori, è evidente che poi c'è qualcuno che viene, che deve essere ritenuto responsabile dei problemi che non vengono risolti, e questi non sono i sindaci dell'area Nolan. Noi rispettiamo quelle che sono i dettati normativi per quanto riguarda l'accordo differenziato, volevamo già nell'accordo di programma che questa cosa andasse sempre più premiata, e volevamo un trattamento dal punto di vista rispetto ai sacrifici che facevano le nostre comunità essere presi in considerazione. Così non è stato, così non è stato anche nella istituzione del lato. Noi non siamo controllati in quanto tale come istituto, diciamo così, di gestione, ma siamo contro un provvedimento il quale non tenga conto delle varie autonomie e delle varie responsabilizzazioni dei territori, dove noi non possiamo pagare quello che gli altri non fanno. E mi spiego meglio, cioè non è possibile che l'area Nolana, insomma tutta quanta intesa, fa un'ottima raccolta differenziata, è un'area virtuosa, ma deve pagare le inefficienze per esempio della popolazione napoletana. Allora voglio dire, capiamo i quadri superiori legislativi, però i quali dimenticano completamente che la concertazione legislativa è indispensabile per arrivare ad una sinergia tale che tenga conto delle diversificazioni territoriali. Dottore, un'ultima domanda: si dice che l'unione fa la forza, quale sarà la vostra prossima strategia rispetto a a questa problematica? Ma noi siamo arrivati al ricorso al TAR, come ha spiegato il collega Romano, dopo aver chiesto alla Regione un attimo di riflessione dopo l'istituzione della firma della convenzione. La risposta non c'è stata, non avevamo altre alternative. Cioè, voglio dire, come dobbiamo far tutelare le ragioni delle nostre comunità? Attraverso i sistemi legislativi e giudiziari. E per quelle che si riuscirà ad ottenere, non lo so. Noi crediamo che il nostro ricorso sia fondato, come penso abbia spiegato benissimo il collega Romano, perché la Regione Campania non ha tenuto conto di una serie di questioni che sono rilevanti, e sul piano, diciamo così, della previsione della spesa, che deve ricadere ancora di più sui nostri cittadini, sia sul piano del mancato rispetto delle legislazioni nazionali che riguardano la raccolta differenziata, per finire agli accordi di programma che la stessa aveva sottoscritto con noi e non li ha rispettati. Noi sicuramente non ci fermeremo, non ci vogliamo far passare addosso, faremo di tutto affinché questo provvedimento tenga conto delle nostre esigenze e delle esigenze della nostra comunità. Grazie, ringraziamo il sindaco di Casamarciano, il dottore Manzi. Amici di Sciscia Notizie, buongiorno da Brusciano e dalla conferenza stampa dei comuni nolani. Grazie dottore. Si è concluso domenica 8 giugno a Brusciano l'evento letterario intitolato a Guido De Ruggiero, ministro della pubblica istruzione negli anni 40, che con le sue opere ha contribuito ad arricchire la cultura italiana e internazionale del Novecento. L'evento di domenica sera, moderato da Roberto S., responsabile delle news di Radio Club 91, ha poi visto diverse personalità del mondo istituzionale e dell'arte. Sono intervenuti il sindaco di Brusciano Giosi Romano, la cantante Cigliola Cinguetti, Luciano Teodori, scrittore e regista e marito della Cinguetti, il giornalista Rai Ermanno Corsi, Mimmo Falco dell'Ordine dei Giornalisti Campania, Sergio Schiazzano e Alessia Cherilli, autore e redattrice di Graus Edizioni, e Antonio Martignetti, direttore del mensile L'Ambasciatore. Durante la serata si è celebrato anche la ricorrenza dei 5 anni di attività dell'ambasciatore, con la consegna di una targa commemorativa ai membri della redazione. L'informazione è uno strumento fondamentale per la società, ha affermato il giornalista Ermanno Corsi. È importante che ci siano testate locali che possano fare da cassa di risonanza a ciò che avviene nel territorio. Sciscia Notizie, presente all'evento, ha intervistato il direttore dell'ambasciatore Antonio Martignetti. Può partire il servizio. Amici di Sciscia Notizie, buonasera. Interessante serata a Brusciano con il premio letterario intitolato al grande uomo di Stato,
bruscianese Guido De Ruggiero. Siamo in compagnia con il direttore dell'ambasciatore che proprio stasera festeggia i primi 5 anni di attività. Buonasera direttore. Buonasera. Allora, sono 5 anni di importanti per noi come redazione, in quanto dal 2009 abbiamo messo in piedi questo giornale che speriamo di poter proseguire come percorso informativo per il territorio, non solo per Busciano ma sicuramente per tutti i paesi limitrofi. Ci abbiamo messo la faccia, ci metteremo ancora la faccia e spero che questa diventi davvero una propria vera missione informativa per il territorio. Allora, il direttore Francesco Antonio Martignetti, direttore dell'ambasciatore, direttore, sono 5 anni di attività, 5 anni di informazione. Stasera c'era un parterre d'eccezione, sono stati premiati Cigliola Cinguetti e il giovane Sergio Scanzano per il come migliore giovane scrittore e proprio l'emerito presidente dell'Ordine dei giornalisti Ermanno Corsi, presente qui stasera, ha battuto forte su un punto importante, cioè la fondamentale importanza della voce locale di un giornale. Una sua considerazione su questa cosa così importante del presidente. Sì, sicuramente stare qui questa sera e presenziare a questo così importante evento culturale dava ancora più la consapevolezza come direttore e come redazione di quello che abbiamo fatto in 5 anni. Sicuramente il cartaceo sta andando a finire, ma noi che siamo soprattutto ragazzi stiamo provando a non far chiudere questa nostra realtà e a non mollare, e per questo abbiamo lanciato questo messaggio: l'ambasciatore siamo noi, perché credo che insieme possiamo costruire qualcosa di buono non solo per la nostra città da cui parte questa nostra voce, ma per tutto il territorio e per l'Agro Nolano. Direttore, un'ultima domanda: nonostante la difficoltà del cartaceo, stasera abbiamo avuto anche una importante assicurazione dal primo cittadino di Brusciano, Giosi Romano, che ha assicurato che l'ambasciatore rimarrà sempre una voce viva e diciamo chiara non solo per la città di Brusciano ma anche per l'intero Hinterland dell'Agro Nolano. Sicuramente sapere che il primo cittadino ci dà una forza ancora di più, sapere che lui ci vuole sopportare in questo nostro percorso. Sicuramente saremo lì sempre attenti a vigilare anche sull'operato dell'amministrazione e portare avanti la nostra linea, che è sempre quella di dare essere la voce del territorio e di dare voce al territorio. Allora, ringraziamo il direttore dell'ambasciatore Antonio Francesco Martignetti, grazie direttore e in bocca al lupo per la sua testata. Crepi. Amici di Cisciano Notizie, buonasera a tutti, ciao. Nei giorni 25 e 26 di maggio al Teatro Comunale di Cisciano, interessante lavoro teatrale della compagnia I Vagabondi, con uno spettacolo d'autore incentrato sul prete anticamorra Don Giuseppe Diana, assassinato dalla camorra quando l'orologio segnava le 7:25 del mattino del 19 marzo 1994. A tale proposito vi proponiamo l'intervista della professoressa Maria Sorrentino, che ha curato la regia di tale lavoro teatrale, spiegandoci il senso e le ragioni di questa scelta. Può partire il servizio. Amici di Cisciano Notizie, buonasera a tutti. Teatro Comunale di Cisciano, e stasera c'è la rappresentazione della compagnia teatrale Vagabondi con Le catene dell'uomo diversi. La regia è della professoressa Maria Sorrentino, che abbiamo qui con noi. Buonasera professoressa. Allora, la rappresentazione di stasera ci sembra che sia così un omaggio a Don Peppino Diana, ucciso nel 1994, se non sbaglio, la camorra. 19 marzo 1994. Se ci può, ecco, dire lei, che appunto è la regista della che ha scritto il testo, ecco il senso di questa rappresentazione. Questo senso è partito da un'idea che già
c'era comunque, mi era venuta qualche anno fa, perché sì, noi l'abbiamo già fatto questo testo in passato, poi l'ho rivisto, l'ho riguardato. E si ispira essenzialmente a un atto unico, un po' forzato, questo atto unico, perché è un atto unico un po' più lunghetto di un primo atto, perché non l'abbiamo voluto spezzare, proprio perché il filo di questo tema che noi abbiamo trattato è, si deve avere tutto di risorso, può anche non piacere, però è così che deve andare, dobbiamo rischiare, è proprio la struttura del copione che deve essere visto tutto di un pezzo, non può essere spezzato in nessuna parte. Per quale motivo? Perché sono due storie parallele, la storia di Don Peppino Diana, che non è la storia della sua vita, ma la storia della vita morale, dell'impegno morale, dei valori di quest'uomo, e tutto quello che ha riguardato un po' quei diritti dell'uomo nell'evolversi durante gli anni, i secoli. E quindi siamo partiti e poi c'è la voce di un barbone. Questa voce di un barbone diventa l'alter ego, diventa quello che interroga, la società che interroga, è l'io di ognuno di noi, con tutti i pregi e difetti che noi possiamo avere, le domande che noi ci poniamo, che interroga Don Peppino all'interno di un discorso ampio sui diritti umani, sulla violenza sulle donne, sull'omosessualità, sulla diversità di razza. Quindi tocchiamo un poco tutti gli aspetti delle diversità, perciò c'è scritto come sottotitolo diversi. Il vero titolo, quando l'ho scritto, era Le catene dell'uomo, e questa volta l'abbiamo rappresentato con il vero titolo, che è Le catene dell'uomo. Perché Le catene dell'uomo? Perché le catene per noi sono tutto ciò che l'uomo non fa, sono tutti i pregiudizi, tutte le precomprensioni, sono tutti i preconcetti, la lotta tra l'essere e apparire, il buonismo finto per apparire, insomma tutte queste cose che poi noi si verificano non solo adesso, ma anche si sono verificate anche in passato, che riguardano proprio la vita dell'uomo. Quindi in sostanza questo è un racconto di quello che l'uomo è, di quello che l'uomo fa e di quello che l'uomo non fa e di quello che dovrebbe fare e non fa. Questo è il senso, che poi all'interno del racconto c'è un personaggio che non si capisce dall'inizio chi è. La gente troverà delle difficoltà, perché può anche dire: ma che stanno facendo questi? Sicuramente lo faranno, ma lo si può capire solo alla fine, vedendo lo spettacolo. E forse la cosa più bella, le chiedo questo, a parte l'intervista, alla fine dello spettacolo, ci risentiamo e lei mi dice effettivamente che cosa ha pensato. È una cosa che le chiediamo io e la mia amica, per capire se noi abbiamo centrato quello che volevamo dire. Accettiamo anche la critica quando è costruttiva. Sì, però sentiamo anche un attimo l'amica che ha a fianco, che è la signora Carmela Troisi, che è l'aiuto regista di questa rappresentazione teatrale dei Baroni. In effetti questo spettacolo raccoglie un po' anche quello che è il nostro intento educativo, formativo, pedagogico, perché comunque il gruppo I Vagabondi è un gruppo che tra vecchi e nuovi esiste già da 7 anni circa, anche se non aveva ancora questo nome. Però l'intento è sempre quello di far passare attraverso il teatro dei messaggi importanti che, drammatizzati poi dai ragazzi, possano diventare vita vissuta. Questo è quello che noi speriamo, e l'intento soprattutto è questo. La nostra associazione ha questo scopo, infatti i nostri ragazzi sono dei ragazzi, alcuni particolari, nel senso che hanno delle problematiche, altri vivono una vita serena, però comunque insieme crescono e si confrontano su tematiche importanti. Molto bene, professoressa, vogliamo parlare anche un attimino di questa compagnia. Come diceva Melina, è una compagnia, si chiama Vagabondi perché noi non abbiamo una sede, noi non abbiamo niente, proviamo nei garage, proviamo nelle talmente libere di amici che ce le mettono a disposizione, a volte proviamo nel cortile di casa,
a volte nei garage, quindi dove c'è un buco noi ci inviamo per provare. A Sciano abbiamo trovato la disponibilità dell'amministrazione comunale l'anno scorso nella persona dell'assessore Raffaele Ambrosino, quest'anno nella persona del sindaco Edoardo Serpico e della professoressa assessore alla cultura Napolitano. E anche devo dire la disponibilità dell'ente teatro di Sciano che vede nei suoi componenti delle persone che è una cosa che dico e dico a me stessa perché sono anche io un componente di questo ente, vivere per il teatro per vivere. E questa è una cosa dalla quale noi saremmo partiti, uso un condizionale perché è d'obbligo in quello che a volte una persona o delle persone scelgono di fare nella loro vita. Quindi ecco la storia dei vagabondi. I vagabondi iniziano a lavorare 7-8 anni fa come gruppo, come laboratorio, non l'abbiamo mai chiamata compagnia teatrale, non abbiamo mai parlato di associazione e questi sono passi che poi con il consolidamento dei valori, dei rapporti umani, delle amicizie, delle collaborazioni, che non è solo diciamo tra me e Melina, ma che vede coinvolto un adulto, a volte genitori che ci danno una mano, come per esempio in questo caso la signora Ornella Spezia, oppure la signora Panico Carmela, oppure insomma l'ispettore, il dottor Gennaro Russo, insomma troviamo delle persone che via via ci danno una mano perché vedono la buona volontà da parte nostra, ma abbiamo anche la nostra presenza maschile che ci supporta, a volte mal volentieri, che è il marito della mia collega, che è il signor Luigi Pirande, che in questo momento è il baffoncino che noi abbiamo dall'altra parte. E lui infatti interpreta proprio la figura più particolare, istituzionale di questo copione, che è il sindaco Renato Natale. Noi abbiamo usato tutti i nomi reali, Schiavone, abbiamo usato, cambiando anche per non penalizzare Casalbo Principe, anche se io non ci avrei visto niente di male, perché noi abbiamo una storia e noi vogliamo penalizzare. Il copione non vuole penalizzare la Napoli, la vuole valorizzare, perché non tutta Napoli è così. Un'altra cosa che vogliamo sottolineare, insomma vado da una parte all'altra, è il senso della legalità. Il copione vuole dire proprio questo, in sintesi, prendendo a pretesto la figura di Don Peppino Diano. Vuole prendere a pretesto ciò che quelli che si ritengono persone oneste non fanno per la legalità. Noi abbiamo la responsabilità maggiore dei camorristi, maggiore dei mafiosi. Ci dobbiamo chiedere, quando parliamo di legalità e puntiamo il dito sulle persone che sono fuori dalla vita comune, quotidiana, semplice, onesta, e noi quante volte siamo onesti? Noi che cosa impieghiamo affinché questa legalità vada avanti? E abbiamo rovesciato un po' la medaglia, e quello che l'uomo non fa, ma non il camorrista, quello che l'uomo che si ritiene per bene, l'uomo che si ritiene chiuso in un buonismo finto ed apparente, che cosa fa nella vita sociale? Basta, è facile scaricare sugli altri che sono delinquenti, va bene, esistono delinquenti, ci sono sempre stati. Ma la società che sta attorno, che cosa? Questo è il vero messaggio di questo semplice copioncino che molto umilmente, e non lo dico per retorica e non lo dico per falsa modestia, ho scritto. Bene, allora amici di Ciscia Notizia, avete ascoltato le parole della regista, la professoressa Maria Sorrentini. Allora, la ringrazio di aver detto regista, ma sono una persona che ogni mente ha la passione per il teatro e non ha nessuna velleità di essere una grande regista, una regista di paese, che ha. Io sono una persona che ama il teatro. Ciao, dici ciao. Allora, stasera in anteprima vi abbiamo fatto ascoltare le osservazioni molto interessanti della professoressa Maria Sorrentini, ma anche della signora Carmela Troise, e qui al Teatro Comunale di Sciano con i vagabondi che rappresenteranno le catene dell'uomo diversi, amici di Sciano. Volevo solo ringraziarla per essere qui. Grazie a lei, amici di Sciano, buonasera a tutti, ringraziamo le signore per queste importanti parole.
e in bocca al lupo per stasera. Puntuale, come ogni anno, arriva la piacevole manifestazione Pedala Pedala, organizzata dal Circolo Polivalente San Martino, in collaborazione quest'anno con l'Associazione Cattolica di Scisciano. Il piacevole tragitto in bici da Scisciano, per lunghi tratti percorrendo strade in aperta campagna, con destinazione finale comunità missionaria di Villareggia, ha visto la presenza di numerose famiglie che con gioia ed entusiasmo hanno percorso fino in fondo il tragitto indicato. La manifestazione vuole sostanzialmente sottolineare i valori fondamentali della fraternità, accoglienza e condivisione con il prossimo. Ascoltiamo allora le interviste da noi realizzate con una missionaria della comunità di Villareggia, l'intervista a Federica Mastropasqua, presidente dell'Azione Cattolica di Scisciano, e con Peppino Notaro del Circolo Polivalente San Martino. Vediamo il servizio. Amici di Scisciano Notizie, siamo al momento delle interviste, comunità missionaria di Villareggia, e siamo con i tre rappresentanti che hanno dato vita stamattina al momento conclusivo della pedalata, della manifestazione Pedala Pedala. Iniziamo soprattutto da Carmen, che è una missionaria della comunità missionaria di Villareggia. Buongiorno Carmen. E qui stamattina siamo nella vostra comunità e il gruppo Pedala Pedala, questa manifestazione di stamane, è un gruppo di Scisciano che ha organizzato questa bella iniziativa, ma neanche a farla apposta, qui nella vostra comunità ci sono tre rappresentanti di Scisciano. Se possiamo, grazie alla sua presenza, parlare di questa storia. Sì. Bene, come ha detto, mi chiamo Carmen, sono una missionaria peruviana, ho 37 anni. Bene, sì, noi come comunità, siamo una comunità missionaria, siamo nati nell'anno 80 e quindi in tutti questi anni tanti fratelli hanno scelto di vivere, di scegliere la vita missionaria, la vita per i poveri, e ringraziamo Dio anche che alcuni di questi fratelli siano anche di questo posto, di Scisciano, che hanno scelto di condividere la vita con i più poveri. Sì, un'ultima domanda, il carisma della comunità missionaria. Noi siamo una comunità che abbiamo scelto di vivere la vita di comunione per poi annunciare con questa vita di comunione a tutto il mondo che è possibile vivere insieme anche se siamo diversi. Noi siamo una comunità internazionale, però abbiamo scelto di donare tutto, no? Nonostante la nostra diversità, di vivere come famiglia. Grazie Carmen della tua testimonianza, avete ascoltato appunto Carmen, una consacrata della comunità missionaria di Villareggia. Continuiamo ancora la nostra intervista. Ciao Federica, sei il presidente dell'Associazione Cattolica, e vorremmo sapere il senso della manifestazione di stamattina. Quest'anno ci siamo associati a questa manifestazione Pedala Pedala perché abbiamo voluto dare un senso diverso a questa pedalata, non una solita passeggiata ma anche con dei momenti di riflessione. Due sono stati i momenti principali. Il primo l'abbiamo avuto nella stazione di Scisciano, dove sono volati dei palloncini. Dentro questi palloncini erano contenuti dei bigliettini scritti dai ragazzi e dai bambini dell'Azione Cattolica, bambini di solidarietà verso le persone in difficoltà, verso i bambini che soffrono, bigliettini. Okay, grazie. Grazie. Amici di Scisciano Notizie, buonasera. Stasera siamo al seminario di Vescovile di Nola per un'iniziativa molto importante, una mostra di arte contemporanea, Corpo e Paesaggio. Il curatore è l'architetto Giuseppe Anzani, che abbiamo qui con noi. Buonasera architetto. Buonasera. Allora, vorremmo sapere, la mostra di stasera, che se non sbaglio è stata realizzata anche ad Agropoli, il senso di questa mostra contemporanea. Vabbè, l'iniziativa nasce da un'idea dell'artista Costabile Guadiglia, che
ha avuto questa, si è lasciato tentare dalla possibilità di far curare una mostra non ad un critico d'arte come di solito, ma ad un architetto che si occupa di paesaggio. Questo per quale motivo? Perché il tema della mostra, proprio il paesaggio, ha appunto il paesaggio al suo centro ed è un modo che io, che per me è stato molto interessante, di leggere attraverso appunto il paesaggio le opere di una serie di artisti contemporanei emergenti o già affermati che si sono rivelate così sotto una luce diversa da quella consueta. Quindi diciamo è un'operazione culturale innovativa che permette di unire due mondi, diciamo, che comunicano, ma che non sono sempre, diciamo così, in evidenza, diciamo, della loro relazione, cioè quella dell'arte e quella degli studi paesaggistici. Ho capito, possiamo fare anche qualche nome di questi giovani emergenti artisti che rappresenteranno le loro opere in questa galleria di stasera? Beh, diciamo, partiamo dagli artisti, diciamo, che hanno già un nome affermato, come ad esempio Peppe Capasso, diciamo, che è anche il nostro ospite qui a Nova, qui nelle sale della Nuova Accademia di Belle Arti di Nova. Poi abbiamo, vi leggo in ordine alfabetico, sì, che diciamo che non fa torto a nessuno, sì: Agnello Barone, Fabio Campagna, Ferdinando Califano, Laura Cetta, Giovanna D'Amico, Marcello Di Donato, Costabile Guadiglia, Piero Leccese e Carlo Messica. Ho capito, architetto, un'ultima domanda per finire. Ci ha incuriosito proprio il titolo, Corpo e Paesaggio. Ci può approfondire meglio questo concetto? Allora, vede, il rapporto del corpo col paesaggio è una costante della nostra vita ed è costitutivo di una parte importante di quello che noi sentiamo rispetto allo spazio. E siccome il paesaggio è, come è stato definito negli ultimi anni, non è un dato oggettivo, ma è un dato che dipende dalla nostra percezione, ed è esattamente quello che percepiamo momento per momento di ciò che ci sta intorno, ebbene questa visione percettiva del paesaggio ha in comune con l'arte tantissimo, perché anche nell'arte il fenomeno della percezione è un fenomeno fondamentale e importantissimo. Quindi il fatto di leggere il rapporto che c'è fra il corpo e il paesaggio significa portare il tema dell'identità al centro del dibattito sull'arte. Ho capito. Allora, architetto, noi la ringraziamo per la sua disponibilità. Amici di Sciscianno Notizie, avete ascoltato l'architetto Giuseppe Anzani, curatore della mostra contemporanea Corpo e Paesaggio. Grazie. Grazie. Allora, amici di Sciscianno Notizie, continuiamo ancora le nostre interviste. E dopo l'aspetto architettonico della mostra passiamo all'aspetto squisitamente artistico di corpo e paesaggio, e stasera con noi abbiamo il maestro Costabile Guariglia. Buonasera maestro. Buonasera. Allora, vorremmo sapere appunto il punto di vista artistico della mostra di stasera, il senso artistico. Sì, questo progetto è un progetto che nasce dall'unione tra corpo da un punto di vista artistico e paesaggio da un punto di vista architettonico. Infatti è stato chiamato un curatore da me personalmente per curare l'evento per quanto paesaggistico. Abbiamo costruito insieme questo binomio della nostra corpo e paesaggio. Corpo da un punto di vista artistico, diciamo, quale elemento importante quanto gli artisti lavorano con il corpo, con una proiezione del
paesaggio dal punto di vista architettonico, e da questo insomma, si è partiti per procedere poi verso una visione personale dell'artista. Gli artisti sono Giovanni D'Amico, La Lacetta, Carmine Sica, Gustavo Gregoria, Mattotti, Mannelli, diciamo che sono gli artisti più significativi. C'è anche Luzzatti, c'è anche l'Azione. E abbiamo poi dato un senso completo per la volontà del curatore Gianzani a integrare una piccola sezione di architetti che hanno visto, hanno progettato i paesaggi attraverso. Questo ha fatto sì di costruire con i nomi processo artistico, processo prevalentemente diciamo il progetto è centrato sull'evento contemporaneo dell'arte, quindi ognuno di loro, gli artisti citati prima, ha dato il meglio di sé insomma in una propria interpretazione, quindi diciamo nella rappresentazione del corpo appunto, nella rappresentazione del paesaggio visionario, immaginario. Molto bene, se non sbaglio la mostra di stasera si ripeterà il 23 di giugno, sempre qui al seminario. No, il 23 giugno termina. Ah, il 23 giugno termina, quindi dal 23 maggio al 22 giugno terminerà. E questa è una mostra che è partita dal Palazzo degli Arti di Europa. Sì. È nata lì come mia volontà in quanto appunto curatore. Abbiamo portato poi a noi, la galleria, va bene, grazie maestro Guariglia per la sua dichiarazione e in bocca al lupo per stasera. Grazie. Con quest'ultima notizia abbiamo finito, grazie per la vostra cortese collaborazione con l'appuntamento con il nostro TG Web e per l'edizione di giugno. Ciao a tutti e buona vita.